È molto bello immaginare il futuro di questo teatro basandosi su un passato che è stato un evento continuo. Il Teatro degli Arcimboldi è nato in questo quartiere che stava attraversando forse una delle trasformazioni più significative, da zona industriale a zona universitaria e poi a quello che è oggi un quartiere a tutto tondo. E qui comincia un'avventura incredibile con la Scala. La Scala è molto legata a questo teatro che fu costruito per sostituire il Pier Marini nel periodo dei lavori. All'inizio sembrava dovesse essere solo una specie di controfigura del teatro La Scala. Nel corso del tempo ha saputo però non essere soltanto la seconda Scala di Milano, ma ha saputo costruirsi un'identità sua propria. Noi oggi ereditiamo tutta questa storia e dobbiamo immaginare un futuro. Nella memoria di chi ha vissuto questo teatro negli ultimi 20 anni si fissa un concetto di eccellenza, perché chiunque sia venuto qua è venuto a vedere il proprio artista preferito. È un bellissimo teatro, una bellissima sala, un'architettura del grande maestro Vittorio Tregotti. È caldo, accogliente, spazioso. È bello da spettatore perché c'è una bellissima visibilità ed è bello essere su quella scena. Mi faceva un po' paura. Questo luogo con 2.400 spettatori, questa forma a braccia aperte, in questo palcoscenico tra l'altro che era enorme, 60 metri per 50. Questo teatro suona meravigliosamente. Il suono agli Arcimboldi è un suono diretto, un suono cristallino, e quando uno va a ascoltare qualcosa, gli Arcimboldi sa che ascolterà tutto, anche i riflessi, le sfumature. È un teatro che ha ospitato l'Orchestra della Scala e l'Orchestra Verdi. Ospitiamo un'orchestra come l'OFI. Abbiamo fatto un accordo con l'Orchestra Toscanini di Parma e così ci muoveremo con le grandi orchestre come ci muoveremo con i grandi corpi di ballo. Sono passati su questo palcoscenico nomi indiscussi della danza internazionale, da Sibi Guillem, Rassel Malifan, Akram Khan, naturalmente il nostro Roberto Bolle, che hanno attirato anche un pubblico nuovo per la danza, e questo è stato molto importante. Noi siamo molto orgogliosi di averli portato a Scala dopo 16 anni. Un'altra cosa importantissima è stato il ritrovato rapporto con Zelig. Attraverso Zelig, attraverso la prima serata televisiva, questo teatro è diventato il teatro italiano. L'eccezionalità di questo teatro è stato proprio quello di alternare i generi, di far ridere, sorridere, di fare il musical, di fare il recital. Siamo qui per festeggiare il ventennale del teatro, che è anche il ventennale di Notre Dame. Una delle cose che mi ha sempre affascinato è proprio la versatilità del calendario, che ne fa un luogo di riferimento adatto a tutte le sensibilità. Questo teatro ospita 400.000 persone all'anno. Già appartiene a chiunque. Non c'è un altro luogo che è così inclusivo e condiviso. Il teatro ha aperto una serie di spazi all'istruzione, con l'STM, la Scuola del Teatro Musicale, che con noi programma e collabora costantemente anche dal punto di vista artistico. Questi spazi ospitano 180 studenti. Poter portare i ragazzi su questo palcoscenico, che è chiaramente uno dei più grandi d'Europa, è decisamente una gioia. Questo è un teatro cosmopolita, quindi i ragazzi possono formarsi nel luogo più stimolante possibile che c'è in Italia. Abbiamo aperto una scuola di danza con l'Accademia Ucraina di Balletto. L'Accademia Ucraina di Balletto oggi ha circa 150 studenti. Far parte di una realtà come questa è un onore, è sempre stato un po' un sogno nel cassetto, diciamo così. Abbiamo organizzato mostre su Monet, abbiamo organizzato mostre sull'arte di strada. Annunceremo a breve una bellissima mostra su David Bowie. Con il Sole 24 Ore e con il MUDEC apriremo un bookshop interno al foyer. La nostra orchestra suonerà nel foyer, con sopra delle mostre, con un negozio aperto, con un ristorante aperto. Abbiamo deciso di aprire il teatro all'arte culinaria. Abbiamo aperto due ristoranti, uno con Roberto Cabe, il maestro del sushi nippo brasiliano, e un ristorante bistrò che si chiama Tamo Bistrò, richiamando appunto l'acronimo TAM, Teatro, Arte, Musica, e non solo, appunto, ora anche cibo.
Credo che questo sia un teatro che si apprezza dalla platea al palcoscenico fino anche nei camerini. Il teatro si è aperto al tema del design. Abbiamo deciso di rifare i 17 camerini del teatro chiamando 17 studi di interior design e oltre 220 sponsor per un evento che ha richiamato oltre 10.000 presenze. Di fatto è stato dichiarato uno degli eventi meglio riusciti del fuorisalone. Stiamo riprogettando il giardino. Vogliamo che in occasione del prossimo salone possa essere aperto alla città. Abbiamo aperto collaborazioni con tutta l'area Bicocca, in quello che a noi piace chiamare un chilometro di cultura. Ci sono grandissime aziende, Prysmian, Pirelli, Deutsche Bank, c'è la scuola di cinema, un'università con 41.000 studenti. Siamo molto orgogliosi di avere dei vicini che si occupano in maniera eccellente di teatro, di musica e in generale di cultura. 20 anni di feconda collaborazione tra pubblico e privato che rappresenta uno dei tratti identificativi di questa regione. È così che ci proponiamo per cercare di valorizzare ancora di più questo distretto nei rapporti tra l'università, la società civile, l'impresa e la cultura. È bellissimo vedere come un teatro come gli Arcimboldi parte con una missione pubblica di teatro di riferimento per un certo mondo e poi diventa una sorta di hub culturale che guarda all'arte, al contemporaneo, al teatro, alla musica. Bisogna continuare a generare opportunità e incontri. Non ci sono limiti alla fantasia quando il bello contamina lo spettacolo. Chiedi scena, ragazzi, chiedi scena per Barazzi, grazie. Poter contare su un luogo così ricettivo e anche così ambizioso penso che dia un ottimismo a quello che è il futuro che abbiamo davanti. Caro Tam, tanti auguri. Buon compleanno, Teatro degli Arcimboldi. Tanti auguri, Tam. Tanti auguri, Tam. Tanti auguri, Tam. Lunga vita agli Arcimboldi. Auguri, Tam. Tanti auguri, Tam. Auguri affettuosi al Teatro degli Arcimboldi. Tanti auguri, Tam. Tanti auguri, Tam. Tanti auguri, teatro grandioso della nostra Milano. Secondo me c'è un futuro molto lungo davanti ancora.